da oggi potremo cominciare a compilare il modulo che è arrivato e che sta arrivando in questi giorni a tutte le famiglie italiane per il 15° censimento. Censimento che fotografa l'Italia, ci fa vedere come e quanto siamo cambiati in questi 10 anni. I primi risultati del censimento li conosceremo a marzo. Tutti i dettagli nel servizio di Flavia Fratello. Quanti siamo, ovviamente, ma anche dove viviamo, con chi, cosa abbiamo studiato, come andiamo al lavoro. Sono solo alcune delle informazioni che si ricaveranno dal censimento, il 15° nella storia dell'Unità d'Italia, che parte ufficialmente oggi. Questi sono i moduli che già 20 milioni di famiglie su 25 hanno ricevuto, rossi per i piccoli e medi centri, verdi per le grandi città. Se non vi è arrivato, niente paura. Per riceverlo c'è tempo fino alla fine di ottobre, altrimenti potete rivolgervi al numero verde 800-069-701 attivato dall'Istat. Numero che potete comporre anche per risolvere qualsiasi dubbio sul questionario, anche perché partecipare al censimento non è un optional. Se non lo fate, rischiate una multa che va dai 200 ai 2000 euro, soprattutto se avete mentito. Il che fra l'altro spiega come mai il ministro Brunetta abbia detto che i dipendenti pubblici potranno compilarlo anche durante l'orario di lavoro, visto che da quest'anno sarà possibile rispondere anche online. Sul modulo cartaceo, infatti, troverete la password che vi permetterà di accedere al sistema e vi guiderà alla compilazione, facilitandovi non solo le operazioni, ma rendendo poi i risultati disponibili con un dischetto anticipo. Altrimenti basterà rimettere il questionario nella busta con la quale vi è stato consegnato e portarlo al più vicino ufficio postale o in uno dei tanti punti mobili attivati dall'Istat. Per farlo avete tempo fino alla fine di dicembre se vivete in un piccolo centro o addirittura fino alla fine di febbraio se vivete in una grande città. Poi toccherà all'ufficio di statistica scendere in campo. I primi risultati, assicura il presidente Enrico Giovannini, arriveranno già il prossimo marzo e mese dopo mese scopriremo chi siamo. Certo, qualcosa sfuggirà. Solo gli stranieri irregolari o con un permesso di soggiorno anche temporaneo verranno registrati, gli altri inevitabilmente sfuggiranno alla conta. Così come, dopo tante polemiche, alla fine si riuscirà a sapere anche quante coppie conviventi gay ci sono, sempre però nel più rigoroso rispetto della privacy. Perché una cosa ci tiene a dire Giovannini, il censimento serve a tutti, ma i dati, anche quelli più sensibili, sono riservati. Uno degli usi del censimento è per fare la programmazione degli interventi della protezione civile e quindi sapere lo stato degli alloggi è fondamentale. Quindi nessuna domanda sull'assetto patrimoniale delle famiglie, ma unicamente per ciò che riguarda l'abitazione dove si vive e l'esistenza o meno di posti auto se si hanno le automobili. In ogni caso questi dati non vengono minimamente trasferiti ad altre entità, per esempio le agenzie fiscali, e quindi non c'è nessun modo per utilizzare questi dati al di fuori dell'utilizzazione statistica che faremo noi. E in Francia